Ok, eccoci qua. Ciao a tutti ragazzi, scusate per il ritardo, ma oggi avevo degli impegni, però ho deciso di prendermi un po' di tempo perché abbiamo da fare un bel discorso lungo, lungo, lungo ed è un po' quella premessa che vi facevo ieri nel video delle pagelle di Juventus Milan. Io credo che sia doveroso guardarci nelle palle degli occhi prima che inizi questa stagione e cercare di fare un punto della situazione, perché mi piacerebbe poi leggere questi commenti, magari non modificati, e quindi è una sorta di video interattivo e vi invito a sviscerare questo argomento qui sotto nei commenti e mi piacerebbe recuperarlo tra un anno, perché un conto è a posteriori, un conto è a presa diretta con questa sorta di sensazione di ignoto per quanto riguarda il futuro, perché è ovvio che parlare oggi sul mercato di un anno fa viene normale, naturale, abbiamo visto quello che è accaduto e quindi sappiamo tutti, no? Però farlo adesso, oggi, per quella che sarà la stagione prossima, è sicuramente più difficile. Quindi, prima di tutto, vi dico, aspettate a commentare, fatelo al termine del video, voglio stimolare questo ragionamento e voglio arricchire questa conversazione. E vi chiedo di fare un commento unico alla fine del video che vada a racchiudere e a toccare un po' tutte le tematiche. Prima di tutto, partendo da questo presupposto, la stavamo aspettando, sapevamo che sarebbe uscita di venerdì, è uscita di venerdì in tarda serata, l'ufficialità. La Juventus non parteciperà alla Conference League, quindi l'anno prossimo si giocherà soltanto in campo italiano, in campo nazionale, scudetto, quindi Serie A e Coppa Italia. Basta, due competizioni soltanto. La Juventus dovrà cercare di costruire una rosa che vada incontro a queste esigenze. Tra l'altro leggevo che nelle ultime ore si parla anche di un'ipotetica o potenziale cessione di De Winter. C'erano Genoa o Udinese interessate, vedremo che cosa succederà. Quindi magari poi in difesa potrebbe muoversi qualcosa? Punto interrogativo. Di questo, di mercato, comunque parleremo e monitoreremo. Però, a maggior ragione, dopo l'esclusione dalla Conference League, dato che la Juventus giocherà principalmente una competizione, che è la Serie A, più qualche volta, di tanto in tanto, la Coppa Italia, io credo che ci sia il dovere morale di entrare all'interno della lotta scudetto. Che non significa vincere lo scudetto al 100%, ma dovere morale di essere una squadra impegnata seriamente, concretamente, nella lotta scudetto. Si gioca una volta a settimana. L'impegno è sempre quello, il focus è sempre quello. E qualcuno qua già potrebbe interrompere e dire: no, col cavolo che ti vado a commentare il video alla fine, te lo scrivo subito. Questa rosa è scarsa, non può ambire allo scudetto. Non è il mio pensiero, lo sapete, l'ho sviscerato nei giorni scorsi. È più scarsa dell'anno scorso? A nomi sicuramente, però è una rosa in cui ci si può mettere più mano, secondo me, con più margine di crescita, con più margine di evoluzione e con dei giocatori più freschi che possa darti qualcosa in più da quel punto di vista lì. Bisogna metterci le mani. Sicuramente a nomi è più scarsa perché perdi Di Maria, Cuadrado, Paredes e Bonucci, ma non significa che i nomi poi sia effettivamente così anche in campo, perché sappiamo che in campo non ci va il palmarès, non ci va l'esperienza, ci vanno una serie di componenti quasi infinita ed è per questo che è molto difficile pronosticare il calcio, molto difficile dare una previsione quasi certa del calcio. E allora vi dico, se è così scarsa questa rosa, perché ha un monte ingaggi così elevato? Attenzione, la Juventus sta lavorando per abbassare ulteriormente il monte ingaggi, perché già dall'anno scorso con quei quattro giocatori che abbiamo nominato sono degli ingaggi in meno, Bonucci è ancora dentro, vedremo se uscirà, però la Juventus sta lavorando in questa direzione, cercare di abbassare il monte ingaggi, anche perché banalmente senza le entrate della Champions non c'era più la possibilità di avere quel salvagente economico e sappiamo bene, l'ha detto anche Giuntoli, dobbiamo dare un'occhiata ai punti. Però allora vi dico, se questa rosa è scarsa, perché ha un monte ingaggi così elevato? Perché è stato sbagliato il calciomercato? Perché alcuni giocatori che sono scarsi ma guadagnano dei soldi, più soldi di altri colleghi che giocano in Serie A in altre squadre, che magari sono più forti e guadagnano di meno, significa che la dirigenza che ha operato sul mercato ha sbagliato? Può essere, assolutamente, è una domanda che sto facendo, sto cercando di ragionare insieme a voi, perché una rosa scarsa allora non può essere una delle rose con il monte ingaggi più alto della Serie A. Non ha banalmente senso, perché allora delle due vado ad abbassare ancora di più il monte ingaggi, banalmente. Però se abbasso ancora di più il monte ingaggi, significa che diventa ancora più scarsa se devo inseguire i nomi, perché mi viene naturale pensare che da quando Allegri è tornato sulla panchina della Juve abbia avuto delle richieste, abbia avanzato delle richieste alla dirigenza della Juventus che si è impegnata per cercare di realizzare quelli che sono stati i desideri dell'allenatore. Banalmente, Paredes e Di Maria, che sono stati due innesti dell'anno scorso, ora non ci sono più, sono state
per me, per quanto mi riguarda, delle delusioni dal punto di vista sportivo. Non hanno fatto tutto quello che potevano fare con le loro qualità, e quindi quel monte ingaggi destinato ai due argentini, secondo me, è stato speso male, proprio perché potevano fare decisamente di più. Quindi, allora cerchiamo di abbassarlo ancora di più, cerchiamo di togliere altri giocatori, ma ribadiamo sempre lo stesso concetto: se abbassiamo il monte ingaggi perché la rosa è scarsa e quindi non merita quei soldi. Tante volte ho sentito Vlahovic non stoppa il pallone. Benissimo, vendiamo Vlahovic, però per metterci un giocatore al posto di Vlahovic in grado di portare almeno quello che fa Vlahovic, allora non può essere Lukaku banalmente, perché quel monte ingaggi non lo abbassi, anzi vai anche un po' a strozzarti dal punto di vista economico, dal punto di vista della programmazione, dal punto di vista degli ammortamenti. Ci vuole un nome allora meno impattante, un giocatore che ancora quelle cifre non le vada a guadagnare, quindi un giocatore che magari è bravo ma non è ancora esploso, sul quale comunque puoi lavorare. C'è da farsi una domanda però, Allegri è un allenatore che può vincere in Italia? E anche qua qualcuno già potrebbe aver iniziato a rispondere o avrebbe potuto iniziare a ragionare in prima battuta prima di arrivare a questo minuto di video. La risposta non ve la do io, la risposta la dà la storia. Sì, Allegri è un allenatore che può vincere in Italia. Ha vinto 5 scudetti con la Juve, mi pare uno con il Milan, quindi almeno 6 scudetti li ha vinti. È un allenatore che con il Cagliari ha fatto meravigliosamente bene, quindi Allegri è un allenatore che conosce molto bene il campionato italiano, le dinamiche della Serie A, e quindi su questo non ci piove. Qui parlano i fatti. La Juve è una squadra che storicamente vince in Italia? Sì. Quindi, da questo punto di vista, l'allenatore sa vincere in Italia, la squadra ha vinto tanto in Italia, quindi bisognerebbe stare tranquilli. Però qualcuno qua potrebbe dire, sì, però Allegri ha vinto in Italia in passato perché aveva la rosa migliore di tutte, una rosa troppo più forte delle altre, ed è per questo che ha vinto in Italia. Ok, io sono assolutamente d'accordo con questa visione. La Juventus, negli anni in cui Allegri ha attraversato il primo ciclo, era senza ombra di dubbio la squadra più forte in Italia. Non è vero, secondo me, che ha lottato contro nessuno, perché Napoli e Roma hanno fatto due delle loro migliori stagioni in assoluto nella loro storia, proprio quando Allegri allenava la Juventus nel primo ciclo e si è portato a casa 5 scudetti. Banalmente il Napoli di quest'anno, che ha vinto lo scudetto e ha fatto la storia, ha fatto meno punti in Serie A di quello di Sarri del Napoli, che inseguiva la Juventus di Allegri per strappargli lo scudetto. Questo è un dato di fatto. Quindi, secondo me, la Juventus di Allegri aveva la rosa migliore in Italia? Sì. E c'erano delle squadre che hanno rischiato seriamente di mettere i bastoni tra le ruote. Non c'erano Milan e Inter in quegli anni? Assolutamente sì, anche questo è un dato di fatto. Non erano così forti, non erano così competitive. Però fare loro, nel senso, anche la Juve in questi due anni, per colpe della Juventus, per colpe degli allenatori, per colpe dei giocatori, non è stata competitiva. Pure non mi pare che i tifosi del Milan abbiano festeggiato meno lo scudetto per questa cosa. Chi se ne frega, se tu ti vai a fare dei danni e fai delle scelte sbagliate sul tuo club, sono abbastanza affari tuoi, e se io vinco col mio sono contentissimo. Quindi io sono molto d'accordo con questa cosa. Però allora bisogna cercare di leggere alcune cose che non mi tornano, perché tante volte mi ritrovo delle correnti di pensiero e sono sempre tutte gradite. Cioè, non è che se qua uno pensa che Allegri vada esonerato è un idiota, se uno pensa che Allegri vada trattenuto è un idiota. Ognuno è libero di pensarla come vuole lui. Io ero e sono tuttora dell'idea che sarebbe stato più giusto cambiare allenatore, ma non tanto guardando la stagione che verrà, perché magari la stagione che verrà sarà tutta diversa. Allegri lavorerà benissimo, andrà a superare le criticità che ci sono state negli ultimi due anni, la Juventus vincerà lo scudetto, vincerà la Coppa Italia, si qualificherà alla Champions e magari l'anno prossimo farà il bis ancora con Allegri in panchina. Non è tanto il fatto di quello che accadrà dopo, è il fatto di valutare sulla base di quello che abbiamo visto nei due anni precedenti. Perché allora banalmente non esonererei mai nessun allenatore, perché metti che poi l'anno prossimo farà bene, allora non cederei nessun giocatore, metti che poi l'anno prossimo esploderà. Ora non ha avuto senso esonerare Pirlo, non ha avuto senso esonerare Sarri, non ha avuto senso esonerare Allegri prima, perché Allegri lo esoneri perché? Perché si cerca di fare meglio anche in Europa, allora non esonerarlo, magari l'anno prossimo farà meglio in Europa. Sarri non si è stati contenti, ma allora non esonerarlo, perché magari poi l'anno prossimo cambia con gli atteggiamenti che non sono andati bene. Pirlo non era pronto, però magari allora l'anno prossimo è pronto. Non si ragiona mai su quello che potrebbe poi accadere. Si ragiona su quello che si è visto, valutato, e se le cose sono andate bene o sono andate male.
Però, ripeto, io tante volte mi trovo dei commenti qui sotto, che sono tutti ben accetti, ci mancherebbe, l'importante è che ci sia sempre poca maleducazione, perché purtroppo tante volte invece si cade in questi contesti. Qualcuno che mi dice, con Allegri non si può vincere, finché ci sarà Allegri in panchina la Juventus non vincerà. Nonostante una squadra forte, dei giocatori forti, il problema è unicamente l'allenatore, che questi giocatori forti non li sa valorizzare. Con un altro allenatore si vincerebbe sicuramente, perché la squadra, ok, non va toccata, il problema è Allegri. Tante volte abbiamo sentito queste disamine, abbiamo letto queste disamine, nei miei commenti tante volte ho letto queste analisi. Ripeto, ci stanno assolutamente, però allora a me viene da dire, da ribattere, da controbattere, però Allegri ha già vinto in passato, ha già dimostrato di saper vincere con una squadra forte. Lo abbiamo detto prima, con la Juventus 5 scudetti sono stati portati a casa da Massimiliano Allegri. Aveva la rosa più forte della Serie A? Sì, di gran lunga. Quindi se comunque questa squadra, quella a disposizione, che ha avuto a disposizione in questi anni, è comunque forte, sicuramente non è forte come quelle precedenti, ma rimane, dal mio punto di vista, una squadra forte. Una squadra, ripetiamo, ha dei costi di gestione alti, e questi costi di gestione devono essere comunque giustificati da dei risultati, da delle prestazioni, da degli obiettivi raggiunti, che in questi due anni non sono stati raggiunti, secondo me, per quelle che erano le aspettative, per quelli che erano i montaingaggi, per quelli che sono state anche le dichiarazioni spese dalla Juventus stessa. Attenzione, perché non è stata una mia idea dire che la Juventus può competere con lo scudetto. C'è stato detto dai protagonisti. Quindi, quello che non mi torna è non si può vincere con Allegri, ma attenzione, con Allegri abbiamo già vinto. E questo, poi, se qualcuno mi dice, sì, però la squadra lì era decisamente più forte di tutte le altre, adesso comunque più forte, ma non di tanto, e quindi l'allenatore dovrebbe metterci più mano, io sono completamente d'accordo. Però col fatto che con Allegri non si possa vincere, questa è una bugia. È successo. Poi magari qualcuno potrebbe dire con Allegri si vince solo se è una squadra decisamente più forte degli altri. E questo è tutto un altro discorso. Invece ci sono quelli che sono sempre pronti a difendere l'allenatore, a rilasciare una carezza a Massimiliano Allegri, che magari dicono, sì, ma non è stata tutta colpa di Allegri, anzi, ha fatto un lavoro straordinario, di colpe ne ha poche, non si può vincere semplicemente perché la squadra è scarsa. E Allegri con una squadra del genere che cosa ci può fare di più? E allora la domanda che mi viene a fare è, e allora perché confermarlo se la squadra è scarsa e più di così non si può fare? Perché significa che allora l'unica soluzione è cambiare gran parte della squadra e tirare fuori una disponibilità economica importante e operare molto, molto, molto sul mercato. E significa bocciare quelle che sono state le operazioni svolte in questi due anni, e sono operazioni che sono state condivise e forse richieste proprio da Massimiliano Allegri. Quindi, come vedete, da tutte e due le visioni generali, poi ovviamente sto generalizzando, però tante volte mi ritrovo queste due tipologie di commenti, ci sono delle parti incoerenti, anche perché allora, ripeto, se non si può fare di più così, allora cambiamo magari allenatore, vediamo se con gli stessi giocatori quell'altro allenatore può fare di più di così, perché senza la controprova non lo possiamo sapere. E banalmente, allora perché a inizio anno ci sono i proclami dicendo che comunque Allegri è un vincente e quindi può comunque vincere? Perché? Perché ritorniamo al discorso che facevo prima, magari quest'anno vincerà. Tante volte delle persone mi scrivono, sì, però se poi quest'anno Allegri vincerà, che cosa dirai? Gli dirò, bravo, l'ho già detto, io valuto quello che si fa di stagione in stagione. I due anni, i primi due anni dell'Allegri bis, secondo me non sono stati sufficienti da parte della gestione del tecnico. Gli altri due anni, se saranno altri due anni perché di contratto sono quattro, potrebbero essere differenti? Assolutamente sì. Dipende, non lo posso sapere. Però allora a queste persone chiedo, io sono disposto, se l'anno prossimo Allegri vince lo scudetto, a dire bravo, hai migliorato delle cose che non erano andate bene prima ed erano cose che secondo me andavano sistemate prima per far meglio anche gli anni precedenti. E dirò bravo. Però perché queste persone negli anni in cui poi invece Allegri non ha fatto bene, non ha portato i risultati che lui stesso aveva considerato, perché al suo ritorno alla Juventus dice che la Juve è una squadra che deve vincere lo scudetto, tornare a vincere lo scudetto, l'anno scorso ha detto la stessa cosa, quest'anno al termine del campionato se voglio vincere vado da un'altra parte. Allora perché, dato che invece questi risultati adesso non sono arrivati, non potete dirlo? Io sono disposto a dire bravo, però perché voi non siete disposti allora a dire non bravo in queste due stagioni, dove probabilmente è giusto dire non bravo? Poi ribadisco, hai un'idea diversa?
Nessun problema. Allora magari una persona l'anno prossimo, anche se Allegri vincerà lo scudetto della Coppa Italia, potrà dire non bravo. Io sono disposto a riconoscere i meriti e i demeriti a seconda di come lavorano, perché non ho la necessità di cambiare idea in corso d'opera per adattarlo a un pensiero in o out. Sapete bene, al termine della prima stagione dell'Allegri 2.0, io dico, gli darei un'altra possibilità, gli darei un altro anno, non mi è piaciuto quest'anno, e anzi, andrebbe cambiato al pari di Pirlo e Sarri, se dobbiamo mantenere quei canoni, quei parametri che sono stati utilizzati nel valutare il lavoro dei due precedenti allenatori. Però se vogliamo invece cercare di dare continuità e fiducia a una guida tecnica, uccidiamo questa quarta sostituzione in 4 anni dell'allenatore, diamogli una mano, cerchiamo di vedere anche il mercato che è stato fatto a gennaio, se si riuscirà ad andare meglio, se si riuscirà a fare meglio, e poi vediamo perché dal punto di vista del merito avrebbe meritato l'esonero al termine della prima stagione, ma c'è il fatto che Massimiliano Allegri ha una storia importante alla Juve, altri 3 anni di contratto, un contratto elevato, e non gli era stato fatto il mercato l'anno prima, era stato ceduto Ronaldo l'ultimo giorno di mercato, sostituito con Moise Kean. Poi anche il fatto che Zaccaria arrivi a gennaio come giocatore indispensabile da inserire al centrocampo e poi l'ultimo giorno di mercato estivo della seconda stagione venga ceduto, secondo me già lì si va in una direzione di dove stiamo andando, perché se viene acquistato prima e ceduto poi, allora è stato sbagliato, non era richiesto dall'allenatore, se l'erano immaginati diversa, non ci si può lavorare con un profilo come Zaccaria, cioè dopo iniziano ad esserci un po' di domande. Però ribadisco, io non sono qua a dover portare avanti a tutti i costi, ti prego pensate che Allegri debba rimanere o ti prego pensate che Allegri se ne debba andare. Io valuto banalmente quello che vedo e come lavorano, e secondo me il lavoro degli ultimi 2 anni è stato fortemente insufficiente, tanto da arrivare a farmi dire che Allegri andava cambiato, sostituito. Quest'anno vincerà, benissimo, sarò il primo ad essere felice, perché ovviamente non vince Massimiliano Allegri ma vince la Juventus con Massimiliano Allegri, che questa è sempre la cosa più importante di tutte. Passiamo al livello attuale della Serie A, è il livello medio-basso, quello di oggi è il livello medio-basso, dove la Juve ha un livello stipendi medio-alto, il che significa che almeno la lotta per andare all'interno di quelle 2-3 squadre che vanno a competersi il titolo finale ci deve essere. Negli ultimi 3 anni la Juventus non c'è stata, 2 con Allegri, 1 con Pirlo. E allora anche qua facciamo proprio un discorso populista legato al vil denaro, che è quella cosa che muove il mondo. Anche Allegri ha uno stipendio alto. Perché Allegri ha uno stipendio alto? Perché Allegri è uno degli allenatori più pagati in Serie A? Perché gli viene riconosciuta la possibilità di portare dei risultati. Qualcuno potrebbe dire, sì, ma con la rosa così scarsa come l'ha avuto Allegri negli ultimi 2 anni, arrivare in Champions è già un gran risultato. Io non sono d'accordo, però banalmente dico, se non si può fare più di così e la Juve comunque continua a richiedere, perché è il terzo anno, dopo il terzo anno d'estate in cui parla Allegri, questa è la prima volta che parla di qualificazione al quarto posto e non di scudetto, quindi vuol dire che si sono ridimensionate gli obiettivi, si è andati a riabbassare tutto quello che era il concetto di Juve rispetto agli altri anni, perché banalmente Pirlo allora arriva quarto, si qualifica con uno stipendio decisamente minore rispetto a quello di Allegri, decisamente minore. E allora se un allenatore come Pirlo era stato in grado di portare la Juventus lì, che senso ha dare tanti più soldi di stipendio a Massimiliano Allegri? Qualcuno potrà dire, sì, ma Pirlo aveva Ronaldo. Assolutamente sì, però ricordiamo anche quello che era il centrocampo del povero Andrea Pirlo, composto da Arthur, McKennie, Rabiot, Ramsey e me ne manca uno, e Bentancur. Cioè un centrocampo del genere è di basso livello. Poi inseriamo il fatto che Dybala non c'è stato tutta la stagione, inseriamo il fatto che non c'è stata una preparazione estiva, allora andiamo a rivalutare il lavoro di Pirlo? Per me il lavoro di Pirlo non è stato un gran lavoro. Per me Pirlo non era pronto per allenare la Juventus. Non era giusto proseguire con Andrea Pirlo.
Perché la Juventus non può essere la squadra che si qualifica al quarto posto e siamo contenti. E Pirlo aveva comunque portato a casa due trofei, la prima esperienza d'allenatore. Quindi, discorso populista, però Massimiliano Allegri merita questo stipendio per i risultati che ha portato la Juventus in questi due anni? Secondo me no, perché un allenatore che guadagna quei soldi, quella cifra, non può essere allenatore che porta la Juventus a qualificarsi semplicemente alla Champions League. A maggior ragione con i nomi che sono arrivati, se vogliamo fare un mercato sui nomi o sui costi di gestione associati a questi nomi, perché allora banalmente non prendiamo i nomi, abbassiamo i costi di gestione, però poi bisogna metterci più mano. Quindi bisogna cambiare la mentalità associata al mercato e alla gestione della rosa. Quest'anno ha vinto il Napoli. L'anno scorso, in questo periodo, tanti parlavano di Napoli come rosa più forte, anche solo banalmente sui nomi? No, anzi sono andato a leggermi i commenti che c'erano stati al pronostico della classifica di Serie A l'anno scorso. Una sola persona aveva dato il Napoli come vincitrice dello scudetto, e quel commento è pieno di commenti di persone che lo prendono in giro e dicono: ma secondo te, ma cosa dici? È impossibile. Però il Napoli è stato valorizzato, perché c'è stato messo mano alla rosa del Napoli, che sicuramente aveva delle cose buone da tirar fuori nei calciatori. L'anno prima, il Milan era la squadra più forte, anche solo banalmente a nomi? O l'Inter sembrava più forte? Io fino a 2-3 settimane prima della fine del campionato continuavo a dire che per me l'avrebbe vinto l'Inter. Magari sono incompetente io, decisamente, nessun problema, ci sta tutto. Però anche lì non ricordo tante persone dare il Milan vincitore all'inizio del campionato o metterlo sulla falsa riga di essere una squadra in grado di dare del filo da torcere all'Inter o alla Juventus di Massimiliano Allegri, che tornava alla Juventus. Non era così. Anzi, io ricordo tantissime persone che dicevano: torna Allegri alla Juventus e la Juventus diventa la squadra da battere. Quando va via Cristiano Ronaldo si inizia un pochettino a ritrattare, io stesso, perché conto avere Cristiano Ronaldo, un conto non averlo in un campionato come quello di Serie A. Vi dico, la Juve di Conte del primo anno, che vince il primo scudetto, era più scarsa a nomi del Milan, di Ibra, di Thiago Silva, di Allegri stesso, che aveva vinto lo scudetto l'anno prima. Oppure no, è semplicemente stata valorizzata. Poi magari oggi è un po' più facile pensare che a nomi quella Juventus potesse essere più forte, anzi, oggi viene naturale pensare che quel 3-5-2 che ha vinto lo scudetto il primo anno di Conte, cioè Buffon, Barzagli, Bonucci, Chiellini in difesa, Lichtsteiner da una parte, Pepe dall'altra, quando giocavano con Pepe sull'esterno, Pirlo davanti alla difesa, Marchisio, Vidal e Matri, Vucinic davanti con Quagliarella e Giaccherini pronti ad entrare, possa essere più forte del 3-5-2 che stiamo vedendo quest'anno con Szczesny, Gatti, Danilo, Bremer, Kostic, Weah, Locatelli, Rabiot, Fagioli, Chiesa e Vlahovic. Mi è naturalissimo dire: no, guarda, la squadra che ha vinto lo scudetto il primo anno con Conte, quel 3-5-2, anche banalmente nei singoli, Pirlo è più forte di Locatelli, tutta la difesa è più forte allora rispetto ad oggi, Buffone è più forte di Szczesny, Lichtsteiner è più forte di Weah, si possono dire tutte, Marchisio e Rabiot, Vidale, Fagioli, non c'è neanche da mettere, ma sei impazzito? Però ragazzi, ancora una volta col senno del poi, ancora una volta a posteriori, ma quell'estate lì con la Juventus che arrivava da due settimi posti e prendeva Antonio Conte, che in Serie A aveva avuto un'esperienza all'Atalanta con un esonero dopo mi pare 3 giornate e basta, la BBC prima di quell'anno era scandalosa. Ma voi vi ricordate Bonucci come veniva trattato in quell'anno lì? Bonucci parte che non è nemmeno titolare nella Juve, poi viene istituita la difesa 3 e viene inserito Bonucci, ma Bonucci era stato ritenuto un acquisto sbagliato dalla Juve, che l'anno prima l'aveva preso, sembrano 15 milioni buttati nel cesso. Vidal, uno sconosciuto con tutta la tifoseria che piange perché non è stato preso Hiller, che è andato al Napoli. Marchisio era una promessa e nulla più, e quell'anno va in doppia cifra e fa 10 gol. Pirlo era dato per morto a 30 anni. Il Milan da via Pirlo a parametro zero piglia la Juve, hanno preso il morto perché non c'hanno soldi, hanno preso un giocatore che era forte una volta, adesso non sta neanche più in piedi. Non è andata così, né per Vidal, né per Marchisio, né per Pirlo, né per Bonucci, né per la BBC. Non è andata così. L'attacco, Vucinic e Matri. Forse Chiesa e Vlahovic oggi sono più forti, ti viene da dire, di quelli lì.
Però Vucinic e Matri hanno fatto tantissimo in quell'anno lì. Lo stesso Quagliarella ha fatto tantissimo. Poi ci sono giocatori come Pepe e Giaccherini che hanno overperformato rispetto a quello che è stato il loro livello. Quella Juve lì è stata valorizzata perché ripartiva da delle macerie, ripartiva da dei campionati disastrosi con i giocatori che erano stati risvalutati. Quindi quando oggi parliamo di rosa scarsa e oggi viene detto ma la Juve di oggi è scarsa perché non vedi che sono scarsi a giocare, probabilmente anche Bonucci, anche Pirlo, anche Vidal, anche Marchisio, anche Lichtsteiner, anche Matri, anche Vucinic, che non erano stati così valorizzati, sembrano giocatori più scarsi. Così come Kvaratskhelia che arriva da sconosciuto, ma chi è? Ma cosa? Ci si lavora. Come Osimhen, io mi ricordo il primo anno che arriva Osimhen, dico ragazzi, ma Osimhen non dispiace, ma no, ma non vedi, non tiene un pallone, non stoppa un pallone. Oggi è un giocatore importantissimo. Bisogna lavorarci con certi giocatori, non è che lo guardi un anno e finisce. Non è così. Poi, la Juventus può perdere? Può non vincere lo scudetto? Certo, a patto che mi dimostri di voler vincere. Perché io in questi anni ho visto troppe partite in cui si sta vincendo, pareggiando o perdendo, che è la stessa cosa. Tanto il copione è sempre lo stesso. Se poi arriva un calcio piazzato, se poi si crea un'occasione, se poi il gol non lo prendo, se poi c'è l'episodio, me la porto a casa. Se non arriva, amen, ci guarderemo poi la prossima partita. Però intanto gli altri scappano, tanto gli altri fanno punti, mettono a posto la classifica e tu li guardi così. Arriva agli scontri diretti, non li vinci, li giochi tutta la difensiva, non provi a portarti a casa la pagnotta. L'importante è non perderlo, perché se lo perdi ti prendi 6 punti di gap. Se lo pareggi, rimane tutto così, e poi magari con le piccole ci do un occhio di riguardo, vediamo l'episodio, sono più forte tecnicamente, qualcosa viene a casa. Dammi l'impressione che me la vuoi portare a casa, dammi l'impressione che pareggiare o vincere non possono essere la stessa cosa, soprattutto se sei la Juventus. La Juventus può arrivare solo nelle prime 4, certo, a patto che poi quella stagione non venga portata su un piatto d'argento e difesa, dicendo oh ma sai che cosa, ma guarda che un quarto posto alla fine, oh ma siamo arrivati quarti, l'importante è arrivare in Champions, perché nel calcio moderno oggi in Italia l'importante è arrivare in Champions, le spese, la gestione. Ragazzi, la Juventus, cioè sta roba non è all'altezza né della Juve né della sua storia né dei suoi risultati né dei suoi costi di gestione, nei suoi costi di gestione, per quello che dicevamo prima, se io ho dei costi di gestione alti in un'azienda, allora poi voglio che mi torni indietro un risultato che ho progettato a tavolino, in cui abbiamo fatto una riunione a inizio anno e diciamo bene, se io oggi decido di produrre in serie questo telecomando e metto fuori un budget di 100 milioni e tra un anno voglio che questi 100 milioni tra studio, produzione, realizzazione, vendita mi porti un ricavo di almeno 20 milioni, quindi devo guadagnare almeno 120 milioni, non è che se poi arrivo a fare la stessa riunione dopo un anno e mi ero dato l'idea di arrivare a 120 e invece ne ho guadagnati 80, dico ma sì, sai, però al giorno d'oggi l'importante non essere andato sotto di 50, se è andato sotto di 20 fa lo stesso, tanto siamo lì. No, non siamo lì, siamo lì, ci ho perso dei soldi, avevo previsto delle spese, avevo fatto un bilancio per arrivare a un determinato obiettivo. Se non ho raggiunto quell'obiettivo, non è che posso dire vabbè, ci riproveremo l'anno prossimo, vedremo che cosa succederà. No, l'obiettivo è quello, devo almeno provarci ad andare vicino, e se non ci vado vicino devo incazzarmi perché non posso andarci sotto. E allora delle due, abbasso le spese di gestione, non posso più pagare 100 ogni anno, se l'anno scorso ho visto che me ne porto 80, allora abbasso il budget a 80 con l'obiettivo di farne 100 l'anno prossimo. Quindi vi dico, oggi sono molto più contento di sentire che l'obiettivo è il quarto posto, perché dopo 2 anni che ho sentito che l'obiettivo era vincere, poi a fine anno arrivavamo, non si era vinto, o arrivare a provare a vincere, e sembrava tutto naturale, beh non sembra tutto naturale, maggior ragione se sei la Juve. Se quest'anno mi parti, mi dicevo, tanto guarda, è importante arrivare nei primi 4, io ti dico, perché mi viene naturale dirtelo, non è un ragionamento da Juve, non è un discorso da Juve, non è un pensiero da Juve, perché non prendiamoci in giro, nella storia della Juventus non si è mai sentito a inizio anno dire vabbè l'importante è arrivare nei primi 4, a parte quelle annate disastrose dove arrivavi settimo in campionato, la rosa era scarsa, bla bla bla,
Però poi quando ci hai messo qualcuno che ha capito dove metterci le mani per tirar fuori il meglio di alcuni calciatori, qualcosa si è visto di differenza. Quindi vi dico, va benissimo tutto. Però guardiamoci nelle palle degli occhi oggi. Perché secondo me dire che Allegri non può vincere in Italia è una bugia. Allegri ha già vinto in Italia. Dire che questa rosa è scarsa e nessun allenatore potrebbe far meglio di così è un'altra bugia. Dire che questa Juve deve puntare soltanto a entrare nei primi quattro, un anno che fa solo che non fa neanche la conference e gioca una volta a settimana, per me è un'altra bugia. Dire che questa Juve, che ha dei costi di gestione tra i più alti in Italia, al pari dell'Inter, meno dell'Inter, un po' di più, un po' di meno, ma sono quelle che spendono di più in ingaggi, con l'allenatore tra i più pagati, si è contenti soltanto di arrivare nei primi quattro, per me è una bugia. Però guardiamoci nelle palle degli occhi, siamo sinceri tra di noi, assolutamente, siamo sinceri tra di noi, si è persa l'ambizione? Si è persa l'ambizione sportiva? Che un po' il discorso che facevo l'altro giorno. Arrivo al Bayern Monaco e mi vuol prendere Szczęsny e mi dà 10 milioni di euro. E solo la Juve dico, oh, sai cosa, ma Szczęsny c'ha 32 anni e 33 anni e mi costa 7 milioni all'anno, ma sai che glielo do al Bayern Monaco perché così mi tolgo i costi di gestione. Però poi in campo ne risento ad avere Szczęsny più Perin e ad avere invece Perin più Audero nei primi due. C'è differenza? Probabilmente sì. Quindi se guardiamo soltanto i costi di gestione, se guardiamo soltanto il bilancio, perché arrivare in Champions è importante, perché ti dà quei soldi lì, e non guardiamo più il piano sportivo, allora ne siamo tutti consapevoli, abbiamo preso ognuno coscienza di quello che è il destino, però mi dispiace, ma questa non è la Juventus. Mi dispiace, questa non è la Juventus. E allora a maggior ragione un contratto oneroso come quello di Massimiliano Allegri non ha senso che venga messo a bilancio tutti gli anni. Perché non ha senso? Perché magari al quarto posto, entro i primi quattro posti, con questa rosa ci può arrivare anche con un altro allenatore che ti dà una proposta differente e che in questo momento magari riesca anche a mettere un po' più d'accordo la tifoseria, riesca a tirare il tifoso allo stadio invece che avere sempre lo stadio mezzo vuoto. Sappiamo che ci sono dei problemi di stadio, lo sappiamo, il tifo organizzato e quant'altro, ma anche il biglietto di andare a vedere la partita alla Juve costa dei soldi, e se costa dei soldi è l'importante alla fine dell'anno essere arrivati nelle prime quattro. E quindi io entro allo stadio sapendo che comunque che si vinca, che si perdi, che si pareggi, importante che poi la classifica abbia quel range lì, che non si voglia migliorare il gol subito a partita durante tutte le partite l'anno scorso, che si è preso 40 gol praticamente in campionato, se ne sono fatti 60, 65, non mi ricordo 70, e non si voglia migliorare quelle cose lì. Allora il tifoso perché deve venire? Per amore, certo, per amore vengo, assolutamente, per amore mi faccio i chilometri, per amore pago i soldi, per amore faccio la pay TV, hanno aumentato anche le pay TV, puoi vedere la partita, stai zitto e paghi, perché? Perché ami questa roba, questo sport, questa sensazione, questi colori. Però posso dirvi che perdo quello che è sempre stato la Juventus, o almeno nella mia testa, quello che mi hanno sempre raccontato essere la Juventus. Che io mi rifiuto anche poi di sentire i Buffoni, i Barzagli, i Chiellini, che comunque dentro la Juventus ci hanno giocato tanti anni, hanno indossato la fascia, hanno vinto tanti trofei, dire, eh sì, però dai, alla fine delle stagioni che sono state fatte la Juve, mica male, dai, comunque si è arrivati in Champions. E di cosa stiamo parlando? E se Bonucci poi, che è il capitano della Juve, va ai microfoni e dice alla Juventus gli obiettivi minimi non esistono, viene messo fuori rosa. Stesso Giuntoli ti dice, ma qual è l'obiettivo? Giuntoli ti dice, non mi pongo limiti. Perché questa è la risposta giusta per la Juventus, non mi pongo limiti. Poi certo è importante arrivare nei primi quattro, ma non mi pongo limiti. E Allegri la Gazzetta ti dice che l'obiettivo è entrare nei primi quattro. E ripeto, apprezzo molto di più quest'anno che mi dica entrerà nei primi quattro piuttosto che iniziando mi dici puntiamo lo scudetto, alla fine mi dici oh, ma secondo te si può vincere con sta roba qui, senza mai un minimo di autocritica. Quindi guardiamoci nelle palle degli occhi, se poi vogliamo dire che questa rosa di questa Juventus in Serie A è così scarsa che proprio arrivare nei primi quattro è un miracolo, allora c'è da prendere per le orecchie tutti i dirigenti che sono passati negli ultimi anni e bacchettare anche l'allenatore e dire oh, ma che cazzo di acquisti avete fatto? Perché per i canoni, i parametri della Serie A, questi giocatori sono scarsi e li pagate troppo. Che cosa state facendo? Siete impazziti? Se invece questa rosa è forte per gli standard della Serie A, è forte, e allora l'allenatore deve dare di più,
perché probabilmente l'allenatore non è riuscito a entrare nei meccanismi, nel cuore, nella testa di questi giocatori, o questi giocatori non stanno tirando fuori quello che invece possono fare, e bisogna bacchettare sia la squadra che l'allenatore e dire: oh, ma di cosa state facendo? Se poi invece la proprietà, l'unico interesse è: vabbè, dai, quest'anno che non giochiamo in Europa, vendiamo due giocatori, mettiamo a posto i bilanci, poi l'anno prossimo ci guardiamo, è un discorso economico, non è un discorso sportivo. A una società che ha fatto 700-800 milioni di aumenti di capitale negli ultimi 3 anni, io non gli posso dire niente, perché ci ha messo quasi 1 miliardo, e apro e chiudo una parentesi, si sta parlando di un nuovo aumento di capitale, che significa altri 100-200 milioni, arriviamo al 1 miliardo. Allora non mi sembra una società, una proprietà che non ha interesse per la Juventus, perché sinceramente un'altra proprietà che mette 1 miliardo dentro una squadra di calcio per cercare di risolvere i problemi, a memoria non mi viene in mente. Mi vengono in mente i vari patroni, i vari Moratti, Berlusconi, che lo facevano con i soldi di famiglia, come divertimento, così. Ma qui stiamo parlando di Exor, che è una holding che è tra le più ricche del mondo, che c'ha anche la Juventus, con certo ovviamente i 100 anni di famiglia Agnelli di detenzione. Però Juventus è una società quotata in borsa, cioè ha degli azionisti, degli investitori, che non sono stati proprio contentissimi, secondo me, della gestione della Juventus negli ultimi anni, per tante scelte economiche, tante scelte di programmazione. E ribadisco, tutte le volte che parliamo di queste cose, a me dà noia che il fattore sportivo cada in secondo piano, perché io sono un tifoso della Juventus, ma il fatto che l'azione della Juventus mi costi 10 volte di più rispetto a un anno fa, se poi questa roba in campo non mi fa la differenza, a me non mi frega niente. Il fatto che la Juventus faccia le collaborazioni più fighe del mondo, con i brand più belli del mondo, con la fiamma, non me ne frega niente se poi in campo la squadra non vince. Il fatto che la Juventus stia dando un taglio agli ingaggi e che quindi respiri di più il bilancio, non me ne frega niente se poi questa cosa non si trasforma in la squadra raggiunge dei risultati maggiori. Il fatto di non giocare una competizione europea, nemmeno una, questa stagione, e giocare solo in Italia, non me ne frega niente se poi almeno in Italia non ho dei risultati in più. Ma anche il fatto banalmente di avere la rosa più pagata, o tra le più pagate, o l'allenatore che ha vinto di più in Italia, non me ne frega niente se poi la Juventus mi deve arrivare terza, quarta, quinta. Cioè, capite? Sono queste le cose che... Tutto il resto è contorno, bellissimo, meraviglioso, fantastico. Però perché il punto di vista sportivo viene sempre più messo in secondo piano e tutto il resto viene sempre più messo in primo piano? Quest'anno abbiamo dovuto fare una battaglia incredibile, perché c'è stata una battaglia incredibile fuori dal campo, e io a malincuore vi dico che ho visto tanto più interesse da parte di tanti tifosi juventini nel parlare di queste cose extracampo. Perché? Perché si poteva parlare di quello lì, di quello là, di questo qua, di quell'altro, di quello che mi sta su, di quello lì che non mi è mai piaciuto, di quello lì che l'ho sempre detto che c'ha la faccia da culo, piuttosto che concentrarsi su quello che è il campo. E se poi il campo, ma sì, vabbè, ma parliamo poi di quell'altra cosa lì. Anche adesso sulla UEFA. Anche adesso sulla UEFA. Stessa cosa. Cioè, sembra quasi che tanti tifosi della Juventus non siano così interessati a poi quello che la squadra potrà dare, quello che nella partita potrai vedere, quello che poi la squadra potrà raggiungere. L'importante è parlare di quello che mi sta simpatico, di quello che mi sta antipatico, portare avanti questo discorso perché va a danneggiare quello, portare avanti questo discorso perché va a proteggere quell'altro, perché io la penso così e questa è legge. No, ragazzi, io mi tiro indietro a tutto questo, io mi dissocio da tutto questo. La Juventus deve essere il focus principale, e il benessere della Juventus, il fatto che la Juventus arrivi nelle prime posizioni, deve sempre essere il focus principale. Poi ognuno è libero di tifare come vuole, ma non tiratemi dentro questa lotta, perché sicuramente sono concetti che non condivido. Quindi niente, 40 minuti di video, vi chiedo scusa, avevo detto che era un contenuto lungo, mi ero preparato alcune cose da dire. Voglio sapere le vostre qui sotto nei commenti, perché secondo me si aprirà veramente un dibattito importante, interessante, e ribadisco, sarà interessante vedere a distanza di un anno se saranno cambiate alcune cose, se alcuni commenti invecchieranno bene, invecchieranno male, perché la cosa che, ecco, questa è una cosa che chiudo, giuro. Tante volte qualcuno mi viene e dice: però tu hai detto così di quel giocatore, allenatore, dirigente, e invece è andata colà, e me lo ricordo che l'avevi detto. E allora io voglio fare lo stesso, voglio leggere i vostri commenti e poi dirvi: però tu l'anno scorso avevi detto questo di quella cosa lì, di quell'argomento, me lo ricordo anch'io.
Perché poi quando un conto, sai, il commento anonimo, l'account anonimo, non ho idea. Però quando poi ci metti la faccia, secondo me è sempre più interessante e non sbagli mai. Quando ci metti la faccia non sbagli mai. Quindi aspetto un po' le vostre opinioni qui sotto nei commenti, che sono sempre interessanti, aprono delle discussioni, anche se poi finiscono per durare 40 minuti. Buon sabato, ragazzi. Abbraccio.